In pochi giorni le aziende sanitarie della regione hanno sviluppato un potenziamento dell'offerta vaccinale per far fronte al fabbisogno legato alla dose di richiamo e quanto rimarcato il vice governatore Riccardo Riccardi. Si tratta di un dispiegamento di forze molto impegnativo messo in campo dopo il decreto legge del 30 dicembre. Mentre ringrazio tutti coloro che profondono ulteriori energie per garantire l'incolumità della popolazione, ha spiegato il vicepresidente. Invito tutti i cittadini a prenotare la propria dose di richiamo e sollecito chi non si è ancora vaccinato a rompere gli indugi. Oltre all'attività degli hub fissi dell'ente Fiera di Udine e di Gemona e del punto all'ospedale di Palmanova, che vedranno ulteriormente aumentare la capacità di somministrazione di oltre il 20%, ASUFC si sta organizzando per gennaio per l'apertura di ampi hub vaccinali temporanei a Manzano, Latisana e Codroipo, per somministrare oltre 1600-1800 dosi al giorno. Anche l'azienda sanitaria Friuli Occidentale ha potenziato le somministrazioni. Pordenone ha attivato tutte le linee vaccinali presso Hub Ria Lasco e sono state incrementate del 30% le attività nei centri accreditati. Asugi garantirà 5400 vaccinazioni al giorno a gennaio, aumentando da 114.000 al mese a 146.000 per salire nei mesi successivi a 162.000. Dal 31 dicembre sono inoltre cambiate le disposizioni di quarantena precauzionale impartite dalla Direzione Centrale Salute della Regione alle aziende sanitarie. Ai vaccinati con ciclo completo o guariti dal Covid da 120 giorni o meno e ai vaccinati con richiamo in contatto con positivi è richiesta l'autosorveglianza, ovvero è necessario indossare mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con positivi. In caso di comparsa dei sintomi, si richiede di effettuare immediatamente un test antigenico rapido o molecolare. Se ancora sintomatici, il tampone deve essere ripetuto il quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il caso positivo.